Cari amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta in uno di questi miei video. Oggi vorrei fare un video per parlarvi di una nuova pubblicazione Bonelli che è appena, diciamo, uscita in edicola. E sto parlando delle grandi storie Bonelli, grandi storie Bonelli che come prima uscita è stata dedicata al nostro unico supereroe italiano, l'unico vero supereroe italiano, cioè come mi piace definirlo, poi ognuno può definirlo come meglio crede, il nostro amato spirito con la scure. Sto parlando ovviamente di Zagor, ecco qui vi mostro, diciamo, la copertina del volume, la copertina realizzata dal solito Piccinelli. Trattasi di una ristampa in realtà. Avete presente quei volumi brossurati che uscivano, diciamo, in libreria o anche sullo shop online della Bonello, in fumetteria, in cui praticamente venivano racchiusi in un unico volume brossurato diverse storie uscite a suo tempo negli inediti mensili della collana Zenith Gigante, ecco. E qui la Bonelli praticamente con questa nuova, diciamo, con questa nuova iniziativa ha praticamente realizzato qualcosa del genere per le edicole. Ecco, questo è quello che penso io, però attenzione. Ma in sostanza è questo. Per quanto riguarda questo primo volumone, abbiamo a che fare infatti con delle storie a suo tempo sviluppatesi in tre albi, che sono state per l'appunto racchiuse in questo bel volume brossurato al costo di €8,90. Vi ricordo che i volumetti che uscivano in libreria andavano dai 13 ai 16 euro, adesso non ricordo bene, a secondo gli anni, mediamente sui 15 euro. Quindi, insomma, questo 8,90 per le regole, secondo me, va bene, diciamo. Vi mostro nuovamente la cover di Piccinelli, la costa è molto bella la grafica, e la quarta di copertina che preannuncia, diciamo, l'uscita a partire dal 27 novembre del prossimo volumone delle grandi storie Bonelli, che sarà dedicato ancora una volta al nostro amato Zagor, e c'è un motivo per tutto questo e ve ne parlerò tra un po'. Partiamo subito col dirvi che la storia, diciamo, contenuta all'interno di questo volumone vede come soggetto e sceneggiatura all'opera il boss Mauro Boselli. Una storia veramente molto ben scritta, molto ben sceneggiata. Mauro è bravissimo, non devo essere io a dirlo. I disegni sono di Stefano Andreucci con un lavoro colossale, perché venne una storia molto, molto lunga. Stefano Andreucci che poi secondo me ha raggiunto l'apice della sua carriera artistica con il Texon, il magnifico Fuorilegge, che sapete è uno dei miei preferiti. Insomma, chi mi segue sa di che cosa sto parlando, insomma. La copertina, come detto, è di Alessandro Piccinelli, il lettering di Omar Tuis, il tutto a cura di Mauro Boselli. Questo è, diciamo, il frontespizio, che è il classico frontespizio ferreano, diciamo, in questa circostanza. Dopodiché si parte subito con una rubrica di presentazione dello stesso Mauro Boselli, molto interessante, che io vi consiglio assolutamente di leggere, perché vi spiego un po', diciamo, l'albo in questione e quello che ci sta dietro, insomma. C'è una presentazione anche delle tre copertine delle storie contenute appunto nell'albo, a partire da Comancheros, per poi Texas Rangers e La miniera perduta. Eccoli qua in tutto il loro splendore. Si trattava dei numeri 362, 363 e 364 di Zagor, numeri nei quali fu pubblicata originariamente questa storia. Vi dicevo che il prossimo volume sarà dedicato, diciamo, a
sempre a un'avventura di Zagor, cui titolo sarà Fratelli di Sangue. Perché? Perché in poche parole, questa, come ci spiega Boselli in questa presentazione, queste vicende iniziate con Comancheros in realtà facevano parte di una, dovevano essere parte di una trilogia. La prima era Comancheros, la seconda racchiusa in ben 400 pagine, Fratelli di Sangue, quel, insomma, il volumone, c'è cioè la storia che troveremo nel prossimo volume. La terza parte non è mai stata diciamo scritta, era sempre lì per essere scritta. Ma che cosa succede? Succede che, come tutti voi appassionati saprete sicuramente, a dicembre nello speciale Tex Willer ci sarà l'attesissimo incontro fra Tex, il giovane Tex Willer, e il nostro spirito con l'oscuro Zagor. E questa avventura, diciamo, trarrà spunto proprio da queste prime due parti di questa famosa trilogia. E quindi questo speciale di Tex Willer, come dice lo stesso Boselli, diciamo, in questa presentazione, conterrà non tutta la terza parte, ma una buona parte, diciamo, di quella che sarebbe dovuto essere la terza parte della trilogia dei Comanci, ecco. Per quanto riguarda questa storia, ragazzi, che cosa vi posso dire? Vi farò vedere alcune tavole. Sicuramente voi appassionati zagoriani sapete già di che cosa si tratta. Comunque abbiamo a che fare con Gonzago e Cicco, che si trovano in Texas, ecco, per precedenti avventure che li avevano portati in Texas, e che nella strada del ritorno verso casa affronteranno questa avventura, incrociando la strada del famoso Dinky Bill, il cacciatore di tesori famosissimo, insomma, che è in possesso di una mappa autentica. Ricamata su una fusciacca, una mappa che condurrebbe alla miniera perduta degli Alvarez, un famoso tesoro. Qui abbiamo a che fare con qualcosa quasi di una specie di leggenda di cui ci parla Boselli approfonditamente nella presentazione, che vi ripeto, io vi consiglio di leggere. E quindi da lì si sviluppa la vicenda che porterà i nostri poi a fare la conoscenza di Lupo Grigio, un capo quahati Comanci, una parte, diciamo, una tribù dei Comanci che si dividono in diverse tribù, diciamo. È di un ranger del Texas, nonché di altri, anche poi di tutto il resto del ranger del Texas, ma in particolare di questo Adam Crane, che è il ranger del Texas, che praticamente diventerà fratello di sangue di Lupo Grigio, che poi darà lo spunto per l'appunto alla seconda parte di questa storia, che originariamente fu pubblicata molti, molti anni dopo rispetto alla prima parte, Comancheros. Insomma, la vicenda è molto affascinante. Io vi mostrerò adesso alcune tavole molto, molto belle di Andreucci. Questa è la prima tavola di partenza. È un bel volumone, ragazzi. Io l'ho letto oggi perché ho avuto praticamente del tempo a disposizione, per cui mi sono potuto concedere un'oretta di relax per poter leggere con calma questa bellissima avventura di Zagor dei tempi che fu. Scritta da Boselli, ribadisco, in grande spolvero, che ancora prima dell'avvento di Moreno Burattini, diciamo, alle penne del nostro spirito con l'oscuro. Boselli aveva dato diciamo, una nuova verve alle avventure del nostro amatissimo spirito con l'oscuro. E c'era riuscito persino Cicco in queste tavole. Io ammetto, lo vedo in maniera diversa rispetto al solito, insomma, molto più
come dire, molto più dentro l'azione, ecco, insomma, in alcune scene. Spara, colpisce gli avversari, insomma, qualcosa veramente, è veramente una storia che mi è piaciuta molto. Devo ammettere, pensavo di averla letta, ma in realtà non l'avevo mai letta. Perché a quel tempo, poi mi sono ricordato, a quel tempo non acquistavo più, non seguivo più né Zagor né Tex, avevo chiuso, diciamo, con i fumetti, acquistavo soltanto speciali a colori, i Texoni, insomma, ma non compravo più, diciamo, regolarmente tutti i fumetti, che ho ripreso ad acquistare da un paio d'anni a questa parte. Comunque, continuo a farvi vedere qualche bellissima tavola. Incontreremo questo lupo grigio che originariamente, apparirà come una specie di peones messicano che fa, diciamo, la guida di Digging Bill durante la sua ricerca, del tesoro, e poi si rivelerà essere invece un fiero capo tribù. Sarà veramente una storia che si trova insieme a Dicky Bill perché gli erano stati rapiti i due figli dei Comancheros. Il lupo grigio si era messo sulle piste degli stessi, diciamo, fra l'altro messo fuori strada appositamente, insomma, per cercare di salvare i due ragazzini, un maschietto e una femminuccia. Ci riuscirà? Alla fine lo scopriremo. Qui vi mostro ancora qualche tavola, all'inizio con due strani protagonisti che le buscheranno dall'inizio alla fine da parte di Zagor, buscheranno di santa ragione. Ma i disegni di Andreucci sono, devo dire, molto, molto belli. Non siamo ancora ai livelli, secondo me, del Taxone, ma un'opera, diciamo, quasi monumentale per il numero di tavole che dovette affrontare il nostro Andreucci, sotto la saggia regia di Mauro Boselli, ovviamente. Ecco, qui vi mostro l'incontro di Zagor con alcuni Comanci, giovani Comanci che mettono in mostra la loro abilità di cavalieri. Si dice che i Comanci fossero i migliori cavalieri della prateria, nessuno cavalcasse come loro. E qui, diciamo, abbiamo a che fare poi con il grosso, diciamo, del gruppo di Comanci che Zagor e compagnia si trovano di fronte. Comunque, no, non sto lì a raccontarvi tutta la trama, la dovrete scoprire da solo. Vi posso solo dire che a me questa storia è piaciuta veramente molto. E qui potete vedere il momento in cui è lo stesso Chico a salvare, diciamo, a liberare dalle grinfie dei Comanci il ranger che era caduto loro prigioniero più che altro dei Comancheros, che loro avevano poi portato tra i Comanche. Da lì inizia questa avventura in combinata tra Ranger del Texas, Zago, Chico, Digging Bill e Lupo Grigio. Insomma, uno strano insieme di personaggi, insomma. Però la storia, secondo me, merita veramente tanto, e ve la consiglio, anche perché farà da prologo, diciamo, questa, insieme poi a quella successiva che uscirà fra 2 mesi, Fratelli di Sangue, farà da prologo all'incontro fra il nostro Spirito della Scure e il giovane Tex Willer, proprio nel Texas, giustamente. Credo, almeno penso che sia così. Non credo che Tex si trasferirà a Darkwood. E quindi ci sta, ragazzi. Vi mostro ancora queste belle tavole. Io vi consiglio, cioè, assolutamente. Sono qui, vi mostro alcune tavole in cui viene ritratto il capo dei Comancheros, tale il Diablo. Vedete, qui ve lo mostro, questo tizio col barbone, molto ben raffigurato da Andreucci, un
un capo di Comancheros che cita Shakespeare, è poete, è scrittore, a destra e manca. Insomma, è un insieme, una storia molto, molto bella scritta, ben sceneggiata, ben disegnata, che ribadisco, vi consiglio a spada tratta. Correte in edicola ad acquistare Comancheros, questo primo volume de Le grandi storie Bonelli, e vi garantisco che, insomma, anche se non siete grandi appassionati di Zagoro, questa è una storia che veramente merita, e non ve ne pentirete. Detto questo, care amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di lunedì 4 ottobre 2021. Auguri a tutti Francesco, perché oggi è San Francesco, e dando l'appuntamento per il mio prossimo video, esclusivamente a voi piacendo. Post scriptum, vorrei che tanti di voi non se la prendessero, diciamo, sul personale, se ho dovuto eliminare tante amicizie da Facebook, da Instagram. Non è una questione delle persone che ho eliminato, è una faccenda che riguarda il mio personale, non ha niente a che vedere con voi, quindi non prendetela, ragazzi, non c'entrate assolutamente nulla. E comunque niente, è così, ma mi sembrava giusto dirlo alla fine del video, perché magari tanti hanno finito già di guardarlo, e in questo momento posso parlare di questa cosa. Ribadisco ancora una volta, un grosso saluto e arrivederci. Stavolta veramente, scusate, a voi piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima.